Carissimi amici di Tutto PC Web, buongiorno da Santa Fiora. Ci troviamo sulle pendici del Monte Amiata, sul versante grossetano, da dove pochi minuti fa ha preso il via la seconda tappa del Giro della provincia di Grosseto, trofeo Colle Massari. Ci aspetta una frazione interessante, con un finale nervoso e spettacolare che prevede l'ascesa del Monte Argentario per poi concludersi sul lungomare di Orbetello. Ricordiamo che la prima frazione ha visto il successo di Daniele Bennati, che oggi è partito con indosso la maglia di leader della classifica generale. Passiamo adesso alla serie delle interviste raccolte questa mattina alla partenza, iniziando da Fabio Bordonali, team manager della LPR, che ci aggiorna sulle condizioni di Alessandro Petacchi, sfortunato protagonista della tappa di ieri. Come sta Alessandro Petacchi? E dopo un primo spavento, perché sentivo un forte dolore alla caviglia, probabilmente è stato investito dopo la caduta, una visita in ospedale con le radiografie ci ha assicurato che non c'era niente di rotto, qualche giorno di riposo e poi ritornerà in sella, e questa è la più bella notizia della giornata. Quindi i tempi di recupero piuttosto veloci. Piuttosto veloce, conto di schierarlo già in Sardegna e anche perché è un'ottima condizione. Mi sarebbe molto dispiaciuto che si sarebbe dovuto fermare per più tempo, però insomma riusciamo a recuperarlo molto velocemente. Com'è andata Daniele questa notte dal leader? Ah, bene, bene, tutto regolare, un po' freschino, però la giornata è bella. Tra i tuoi avversari sono molti a indicarti protagonista anche oggi, nonostante il finale difficile, molti dicono che Daniele Bennati non avrà problemi a tenere. Ma vediamo come si svolgerà la tappa. Ci proverò insieme ai miei compagni che mi staranno vicino e quindi cercheremo anche oggi di mantenere questa maglia di leader. Andy Grifco, una partenza davvero fulminante, bravissimo nel suo attacco al Gran Premio di Donoratico e molto brillante anche ieri. Oggi un finale che strizza l'occhio. Ah, oggi secondo me sarebbe un bel finale con quella salita a fare 2 volte. Poi anche all'inizio mi sembra che non sarà anche mica facile. E proviamo a fare qualcosa, vedere un po' sull'ultima salita che si può fare. Questo freddo può aiutare gli atleti dell'est abituati a temperature piuttosto rigide. Ma gli altri atleti dell'est penso di sì. Io specialmente ho fatto da 2 o 3 settimane fa la corsa d'Argentina, perciò soffro un po' questo freddo anch'io. Stefano, un'area frizzantina qui sulle pendici del Monte Amiata e ci aspetta oggi un finale molto nervoso. Sì, una tappa molto fredda, molto lunga come chilometraggio, perché 215 km alla prima corsa sono un bel chilometraggio, però sicuramente come anche allenamento in vista delle prossime corse va bene. Una bella tappa dove noi della Quassa Coppone sicuramente cercheremo un attimino di fare qualcosa di buono, soprattutto magari con Paolini, che magari in vista si spera di l'arrivo di un gruppo non grossissimo, penso che Luca potrebbe fare una bella corsa. Per quanto ti riguarda ti tiri un po' indietro? Sì, no, oggi non penso che sia proprio adatta alle mie caratteristiche, vediamo, spero domani, mi manca, è la prima corsa che faccio, quindi penso che domani starò ancora un po' meglio, avendo un po' di ritmo tra ieri e oggi, e quindi oggi penso che sia più l'adatta tappa a far bene a Paolini, poi dopo normale, vincere è sempre molto difficile, però noi lavoreremo per fare una bella corsa, poi il risultato si vedrà nel finale. Fa davvero freddo qui alle pendici del Monte Amiata, i corridori preferiscono non scendere dall'auto, però il finale forse oggi rischia di diventare un po' incandescente. Sì, oggi penso che avremo freddo dall'inizio, ma in finale col morto desertario così sarà veramente molto insidioso, dovrà stare davanti, anche se penso che i velocisti arriveranno anche oggi. Quindi Leonardo, non credi che oggi un finisseur come tu sei possa tentare il colpo? Ma i velocisti sono veramente in forma in questo periodo, io adesso è la prima corsa che faccio, non so ancora com'è la mia condizione, ma vedremo, anche io penso che il percorso non sia così duro da far fuori un velocista come Bennati che adesso è veramente in condizione. Igor, il tuo compagno Bertagnolli ha detto che secondo lui oggi è un arrivo per velocisti e sarà difficile far fuori Bennati. Sì, credo che lui stia in una buona forma, abbia vinto quest'anno 2 tappe. E anche se sul finale c'è uno strappo, credo che sia, non lo conosco, però credo che sia uno strappo pedalabile, perciò sicuramente credo che lui riesca anche ad arrivare a fare la volata. E a Starloa? Beh, non lo so, faccio tanta fatica a questo inizio di stagione. Cercheremo di fare il massimo, di passare lo strappo anche stare lì davanti e vediamo domani.
Bernardo Riccio, protagonista ieri allo sprint di Grosseto. Qualche recriminazione o contento? Dai, abbastanza contento. E vedendo la prima corsa a Donoratico non è andata proprio bene. La condizione non era al massimo, però ieri le gambe giravano bene, la condizione cresce e siamo riusciti a fare una buona volata. Sperando poi di crescere ancora e di far meglio nelle prossime corse. Al quinto posto si è piazzato il tuo compagno di squadra Fumagalli, ma avevate impostato due volate distinte? No, è solo che nel finale c'è stato molto a bagarre, quindi io non c'ho la radiolina, non siamo riusciti a capirci bene, alla fine ci siamo ritrovati tutti e due là e l'abbiamo fatta tutti e due. Per la tappa di oggi? Tappa di oggi è abbastanza impegnativa, c'è freddo, una salitella nel finale, speriamo che va tutto regolare e riusciamo a fare arrivare con quei cinquantina di all'arrivo, perché penso che arriveranno una cinquantina di ragazzi all'arrivo per disputarsi la volata finale.